Ciao ragazzi, ben ritrovati in Andrea Link e benvenuti in questo nuovo video spacchettamento per Pokémon. Oggi si tratta di evoluzioni etere, i due ETB. Sarò sincero con voi, di questo set c'è un'unica carta che mi interessa davvero tanto, perché è di una bellezza sconvolgente. Non mi aspetto assolutamente di trovarla, come è ovvio che sia, però l'ho già preordinata dal Giappone, in giapponese ovviamente, pagandola 35€, quindi neanche troppo, per assicurarmela. E eccola qui, trovarla in italiano sarebbe la ciliegina sulla torta. All'interno troviamo la guida con tutte quante le carte e anche qualche segreto per iniziare a giocare. Abbiamo il regolamento che ti spiega tutto per filo e per segno, o quasi. Non ti spiega che qualcuno può essere tossico nella community, ovviamente. Abbiamo le sleeve a tema con le quali adorneremo le nostre carte rare che non troveremo. Segno danno, dadi vari, sparti deck, energia in quantità e il codice ovviamente che lo regalo. Bene. Abbiamo ovviamente anche 8 pacchetti, apriamo anche l'altro set. Anche qui immancabile il codice, se lo volete è vostro. E ovviamente sleeve a tema. Abbiamo 16 pacchetti in totale, cominciamo. Vai col primo. Yes. Ovviamente codice sempre in regalo se lo volete. Energia acqua, Profumina, Boldore, Tentacruel, Lillipup, Seedot, Pikachu ovviamente che non manca mai, Tentacool, Fletchling, Cinchao e Drampa. Che Drampa non mi dispiace tra l'altro, io ho visto una piccola sbustata da altri youtuber che l'hanno avuto in anteprima. Questo Drampa è quello che mi ha colpito più di tutti. Fighissimo. Gli artwork delle carte Pokémon, oltre a quelle di Yu-Gi-Oh, state siano le più belle. Certo, ci sarebbe anche qualche artwork di Magic, ma non bazzicando molto il gioco, me li perdo. Codice. Energia. Medaglia fiocco. Energia tesoro. Vigorot colpo singolo. Wow. Ghost, questa mi sa... No, non fa parte di un set, ma comunque... è bella lo stesso. Quindi abbiamo anche Slaking. Ah, Emolga, Carvagna, Bergmite, Hydreigon e... Fermi! Allora, calma. Fermi tutti. Cioè... ho fatto bottino. A posto, io sono a posto così, raga. A posto così. Già che avevo trovato Hydreigon e quindi contentissimo. Eccola qua, slivata questa. Non faccio l'errore che ho fatto con Yu-Gi-Oh! E slivo subito. Pokémon, vabbè, Pokémon. Va bene, Rayquaza VMAX con abilità azzurro Pulsar. Che non è proprio male, però la VMAX. Subito, poi Rayquaza, vabbè. Già Hydreigon mi stava bene, ma così proprio voliamo. C'è content per il video! C'è content! Codicino, come sempre, MN. Energia. Psico. Skiplum. Svilus. Manca solo Dino. Copiona, che è tornata più cattiva che mai. Hippopotas. Scraggy. Fletchling. Gossiflare. E la fresca desorta. Carvagna, Fibas e Trevenant V. Ah, però. Beh, carino comunque. Oddio, forse a me non è che piace molto l'artwork computer grafica, tranne Rayquaza, perché Rayquaza è VMAX, quindi ci sta. Però Trevenant è carino. Mi piace il fatto che sia una carta in movimento e non statica di uno che sta lì così. Invece no, lui sta attaccando la sua preda, la vuole spolpare con spolpavita, prima però la finisce con ombra artigli, dovrebbero essere invertite. No, lo so che come funziona, lo so. Oddio, però anche Fibas colpo rapido non è malvagia, eh. Stavo per dire cattiva, ma è uguale. Sliviamo Trevenant. Vai, ragazzi. Oh, però, non male, eh. Ovviamente... codicino. Mln. Meme. Tra l'altro, ragazzi, io sono un ragazzo giovane, al passo con i tempi.
che ha quasi 30 anni però, insomma. Trolli in salvataggio, Cutiefly, Timepole, Eevee, Wubat, Seedot, Eevee di prima. Cosa sta succedendo? Mi trovo in una timeline che non è la mia? Cioè, ragazzi, voi ditemi quante sono le possibilità di trovare, vabbè, la VMAX, ma Cresselia Gold dentro gli ETB, quante possibilità ci sono dentro gli ETB? Risicate come il set di futuri campioni, quelle con le medaglie delle palestre, nelle quali ho trovato Charizard, Rainbow, Gigamax. Le stesse. Va benissimo, per carità, va benissimo. Sempre girate, le apro, il codicello, tattichello, se vi piace. Yes. Wow, mo sono gasato e dico, ah, spero di trovare altro e non trovo nulla. Boldore, Tentacruel, Hitmonchan, colpo rapido, no, colpo singolo, non so leggere. Eevee, anche i colori, potrei riconoscerlo a colori, ma no. Altaria e Thievul, però Altaria. Ragazzi, a me le carte drago fanno sangue, quindi... Beh, è il modo più pulito in cui potevo dirlo, quindi va bene così, no? Davvero, davvero belle le carte drago, nonché il mio secondo tipo preferito. Il primo è il fuoco, beh... Codice 1, 2, 3 e 4. Yes. Energia acqua, Ursaring, rotolo del drago dentuto, se non era sdentato. Carvagna, Bergmite, Nikit. Tra l'altro Pokémon, questo qui, design stupendo quando si evolve in Thievul. Quel baffetto da lupo di Lupis, non lo so, mi toglie tutto quanto il l'appeal. Swablu, io chiamo Federic e dico, Federic, qua c'è qualcosa che non quadra. Fede, sì, ciao, sto sbustando un po' di carte e ho trovato in meno di 10 pacchetti due VMAX e una Gold. Ovviamente se avessi il numero di Federic lo chiamerei live. Io non so cosa è successo, sono caduto in un buco nero e ora sono in un'altra dimensione, non lo so. Forse un wormhole, che ne so. Ora però, che ci penso? Io scambierei tutte quante queste qui per un solo Pokémon. Che ho detto all'inizio qual era, Noivern. Quindi, magari se vuoi uscire, Noivern, anche tu a sto punto. Facciamo un plan. No? Cioè, ragazzi, che poi tenete conto... Salamence! Bello! No, questa subito, nella sleeve. Che poi tenete conto che sono... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, allora sono... Questi 8 pacchetti sono quelli che ho trovato nell'ETB di... nel primo ETB che ho aperto, no? Questo qui, per capirci. Ok? Quindi, in 8 pacchetti dello stesso ETB... Io ho trovato già tutta quanta sta roba. Ma ragazzi, ma... quante sono le possibilità in un ETB? Non è un box. Non è un box che dici, va bene, le trovi sicuro. È un ETB. Cioè, dici, una, c'è la Gold, c'è una VMAX, cavolo. Ma nello stesso ETB. Cioè, le possibilità sono quante? Pochissime. Ma io sono contentissimo già così. Se ora non dovessi trovare niente in quest'altro ETB, al diavolo, ho fatto un plan già. Non lo so. Va benissimo. Davvero, davvero tanto. Pyroar. Oh, preciso, va. Vedi? Swablu. Flabebe. Roggenrola. Bergmite. Sableye. E Tropius. Oh, a sto punto ci vado cauto.
carino sto Sableye. Insomma, visto artwork migliori. Anche peggiori di Sableye, eh. Tra l'altro io di evoluzioni eteree ho comprato anche il set con l'artwork, che tengo da parte, insomma, come collezione. Magari un giorno li rivendo. 4. Sto facendo con tutti quanti gli ultimi set usciti fino ad ora. Tra l'altro ho visto alcuni set di Sole e Luna in vendita, set artwork intendo, che a 20 euro, quasi quasi un pensierino ce lo faccio, ma ho tipo speso 300 euro per pacchetti anniversario del 25esimo, quindi... Marshadow, psichico! Codicino. Energia lotta, Laburno, Skiplum, colpo rapido, Svilus, Mankadino! Parte ce l'ho... Ah, eccolo, preciso. Parte ce ne avrei un altro. Però non così. Cinchao, Litleo, Swablu, Crassol. No, vabbè, senti, allora. C'è qualcosa che non quadra, ragazzi. C'è qualcosa che non quadra. Garbodor, Vmax, Gigamax, quello che è. Come? Allora, o le Vmax è facilissimo pullarle, o questi ATB sono fallati in maniera positiva. Ma vabbè, io non mi faccio domande a sto punto. Bella ruvida. Oh, che goduria. Vai qui. Ah, sia chiaro, Cresselia sempre top, però per il momento le mettiamo così. Ragazzi, content per il video incredibile. Nel titolo posso mettere "ho trovato tutto". Ma per davvero? Certo, ci sarebbe quell'alternativa art che mi fa molta gola, ma l'ho ordinata dal Giappone e sto anche bene così, Però se la trovassi qui... No, però c'è Raichu, c'è Pikachu anche in questo pack, quindi... Wow! Cosa? Ah, perché si giocano ancora i GX, giusto! Beh, è il set passato, quindi sì, ancora si giocano i GX. No, dico l'effetto di Raichu con i GX, dico cosa? Ci sta... Ah, vabbè, l'ho aperto male. Come tutti gli altri, del resto. Codice. 1, 2, 3, 4... Energia, Svilus, medaglia fiocco, Avalug, che è un bellissimo Pokémon mal sfruttato, Lillipup, Hippopotas, Feebas, Gossifleur, Wubat, Pinsir e Smeargle, oh yeah! Grande. Stretta Magis, bello però sto Pinsir. Oddio, che faccia a cazzotti con Vigoroth? No. Sarebbe giusto con Scyther per fare la controparte, ma... Non importa, è comunque bello. E poi dovrebbe essere colpo rapido l'altra, giusto? Codice. 1, 2, 3 e 4. Energia. Grinta di Lairis, che non vedo il suo nome da diversi decenni. Medaglia fiocco, Psyduck, Zorua. Che poi se ci pensiamo sono davvero quasi 10 anni che sono usciti i remake di... Horas. Vabbè, ci siamo capiti. RSE. Ladwisk, Wishiwashi e Altaria. Eh no, ragazzi, ora ci vado sempre cauto. Ora mi ha preso la fissa che trovo un'altra Vmax. Non lo so. Sto punto. Ah, ma è quando non ci vado cauto che le trovo. È certo, perché dico... Tanto non me l'aspetto, quindi è giusto. 2, 3, 4. E via. Energia, acciaio, Tentacruel, ghiacciolo della fortuna. Ah, si vendevano questi, una cosa del genere, tipo con scritto "hai vinto" oppure "ritenta". E non ricordo cosa vincevi. Ah, Wobbuffet che fa contraccolpo, perché Wobbuffet non ha attacchi fisici, ha solo counter. Psyduck, oh però, Melodic, colpo rapido, carino. Carino. Non mi dispiace. E poi abbiamo finito. 2 TK, yeah! 4, sì, però un po' qua, grazie.
Energia Psychic, Fluffy, Medaglia a Fiocco, Energy at Solo, Eevee, Psyduck, Temple, Wubat, Bagon, Smeargle e Gorgeist. Carino però Gorgeist. Oddio però, perché è spettro erba? Oddio sì, in effetti. Non è che ci sia poi tanto psico qua in mezzo alla fine. Parte Marshadow. Wubat. Ultimo pacchetto, raga. Sculerò anche quest'ultimo pacchetto? No, non credo oramai. Lo sculo è finito. 1, 2, 3 e 4. Ho toccato il microfono, chiedo scusa. Energia fuoco. Rotolo del drago volante, perché c'è anche quello che non vola. Colpo rapido, certo. Ice Cube, Copiona, di lei c'è l'alternative. Nikit, Cryogonal, Teddy Ursa, Lothed, Lombre e... ah, Drampa. Vabbè, Drampa abbiamo trovato prima. Lombre, ragazzi. Allora, nessuna carta finale, ma ragazzi, che cavolo vi devo dire? Vabbè, tralasciando la V. Tralasciando la V. Cioè... Come facciamo? Come funziona in questi casi? Rayquaza, VMAX, Cresselia Gold, Jolteon VMAX e Garbodor VMAX. Cioè, va bene Garbodor, Rayquaza, per carità, Jolteon, ma Cresselia Gold. Se volete farvi voi i conti delle carte, a me sinceramente non guardo più il prezzo da diverso tempo ormai. Se volete andarvi a vedere su Federic Store, toglieteci però il 20%. Basta fare il prezzo della carta per 20% uguale. E vedete quello che dovete togliere. Ma ragazzi, che vi devo dire? Stupendo. Pack opening, stupendo. La carta di Noivern, come ho detto, l'ho ordinata dal Giappone, è la quarta volta che ve lo dico, quindi ce l'ho assicurata. Tra l'altro ho comprato due carte di Arceus promo, trovati a prezzi ancora stracciati tra l'altro. E per questo video ragazzi è tutto, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, ovviamente in descrizione trovate il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video, bye bye! Che botta di culo proprio.